Ciao a tutti diavoletti, oggi siamo qui in questo splendido centro commerciale con il nostro cagnolino. Eh sì, è venuto al centro commerciale con noi e dobbiamo stare molto attenti perché lui è molto viziato e vuole comprare sempre tutto. Invece oggi siamo qui solo per divertirci, giusto? Infatti, oggi non compriamo nulla, Hope. Ok, se hai capito dammi un bacio. Me lo sta dando. È sempre così intelligente. Non si deve comprare nulla oggi. Diavoletti, guardate cosa abbiamo trovato. Dei sacchi da dare un pugno. 3, 2, 1. Ti stava per colpire. Fai andiamo via. Attenzione, Anto. Oh, guarda qui, c'è una pallina. Ti piace? L'ha anche leccata. E adesso sta piangendo perché la vuole. Oh mio Dio. All'inizio noi avevamo detto che non dovevi essere viziato e non dobbiamo comprare nulla. No, Anto, posala. Ciao. Ciao, pallina. Guarda, Vinci, c'è un'altra pallina. Il nostro cagnolino sta piangendo. Appena vede le palline piange. Guardate. Adesso provo a fare una cosa. Vado. Sei una vera e propria schiappa. Guarda queste scarpine! Ti vanno secondo te, Hope? Ma sono super, iper, mega giganti, non gli andranno mai. Infatti, sono troppo grandi. Guarda queste qui, sono più piccole! E se gli mettessi la zampa dentro? Ora ci provo. Hope, con le scarpine! Ciao, ciao! L'ha tolta. Vinci, ho trovato degli occhialini! Che bello! Come ci vedi? Ci vedi bene? Un cagnolino con gli occhialini! Hope, perché ti puoi avvicinare alle scarpe? Cosa vuoi, Hope? Perché ti sei avvicinato qui? Cosa vuole? Vinci! Ha detto che vuole queste scarpe! Ma sono troppo grandi! Sono come il tuo corpo! Non sono fatte per le tue zampine, perché le vuoi? Dai, Hope! Lo sentite, sta piangendo! Come mai? Perché vuole queste scarpe, ma sono troppo grandi per lui! Dai, Hope, basta! Perché vuoi queste scarpe? Non ti vanno! Ma guarda, diavoletti, sono troppo grandi per il nostro cagnolino, perché le vuole? Sta piangendo sempre più forte, perché vuole quelle scarpette! Oh, non sono per te quelle scarpette! Hope, Hope, è fuggito, diavoletti! È fuggito! Dove sta andando? Vinci, hai visto? È fuggito via! Voleva queste scarpette! E noi siamo stati dei padroni cattivi, non gliele abbiamo comprate! Ma perché dovevamo comprarle se non gli vanno? Per adesso dobbiamo solo inseguire il nostro cagnolino, potrebbe essere davvero pericoloso. Infatti, è fuggito via! Ma? È lui! Sta correndo per i corridoi! Vinci, il nostro cagnolino è scappato via! E sta correndo in questo centro commerciale! Dobbiamo trovare una soluzione, dobbiamo trovare una soluzione. Potrebbe essere anche pericoloso perché potremmo perdere il nostro cagnolino per sempre. Potrebbero rubarselo. Potrebbe cacciarsi nei guai, potrebbe farsi veramente male. Oh no, no. Vinci, hai dei croccantini? Se li mettiamo qui, magari lui sentirà l'odore e verrà qui, no? Ottima idea, Anto. Ecco a te. Ok, metto i croccantini qui. Magari sente l'odore e viene. Speriamo. Aspettiamo, diavoletti, aspettiamo. No, aspetta. Che c'è? Secondo me noi dobbiamo nasconderci. Infatti. Ok, diavoletti, ci siamo nascosti. I croccantini sono lì, a terra. E il nostro cagnolino dovrebbe venire. Che ansia. Vinci, e se non venisse mai? I croccantini sono lì, perché non viene? Dai, speriamo, speriamo. Vinci, però magari il centro commerciale è enorme. E non penso che sentirà l'odore di quei croccantini. Cambiamo idea. Vinci, sta correndo fra gli scatoloni. Dove sta andando? Oh, eccolo. Vieni, oh, vieni qui. Fatti acchiappare. No, corre troppo veloce. Ma sta correndo verso l'uscita. Oh no. Sta correndo verso l'uscita. Eh sì, quella è proprio la via dell'uscita. E se uscisse da questo centro commerciale, andrebbe in strada! E potrebbe essere investito! Da qualche macchina, da qualche scooter! Oh mio Dio! Dobbiamo fare qualcosa! Non vedo nessun cagnolino, non vedo nessun cagnolino! Signora? Sì, sì, dimmi! Allora, ha visto un cagnolino nel centro commerciale? Sì! L'ha visto? Sì, l'ho visto uscire! L'ha visto uscire? Sì! Dall'uscita del centro commerciale? Sì, l'ho visto! Vinci, una signora mi ha detto che ha visto il nostro cagnolino uscire dal centro commerciale. Uscire? Sì, questo è un grande problema. Il nostro cagnolino è andato in strada. E sai cosa può succedere in strada? Certo che lo so, che ansia. Potrebbero investirlo. Oh no. Potrebbero rubarlo.
Oh no, è per strada! Diavoletti, siamo vicini all'uscita! Abbiamo visto il nostro cagnolino correre da questo vetro! Era proprio lì! È fuggito per strada! Oh mio Dio! Andiamo a cercarlo! Andiamo! Siamo in macchina e stiamo cercando il nostro cagnolino! Non lo vediamo! Magari si è infilato sotto qualche macchina! No! Oh. Non lo troveremo mai, lo stiamo cercando per tutta la città. Mi sta salendo l'ansia. Appena vedremo il nostro cagnolino, subito fermeremo la macchina. Lo stiamo cercando per tutte le strade, ma non lo troviamo. Stiamo correndo. Ma non lo vediamo. Hop, dove sei? E se si fosse infilato in qualche negozio? Qui ci sono tanti negozi. E se qualcuno lo avesse rubato? Dici? Nessuna traccia. No, non lo vedo. Diavoletti, siamo tornati a casa e abbiamo cercato il nostro cagnolino con la macchina per tutta la città, ma non l'abbiamo trovato. E adesso chi mangerà in questa ciotola? E chi berrà in questa ciotola? La cosa più importante, chi dormirà in questa cuccia? Sento ancora il suo odore. Aspetta. E se comprassimo un altro cagnolino? Oh mio Dio. Nessuno sarà come Hop. Lui era speciale. E se fosse caduto in questo buco? Avviciniamoci. Magari sentiamo qualche pianto. No, non c'è nessun pianto di un cane. E se qualche macchina l'avesse investito? E se fosse caduto in questo pozzo? Oh mio Dio. Stiamo pensando a tante cose brutte, ma dov'è il nostro cagnolino? Questo era il suo gioco preferito. Appena gli lanciavamo questa pallina, lui subito la andava a prendere. Che carino! E questa era la sua copertina preferita. E guardate cosa abbiamo scritto alla lavagnetta. Addio, Hop. Sì, addio. Perché non lo troveremo mai? Abbiamo perso un cagnolino! Come facciamo a trovare un cagnolino che è fuggito via per la strada? Forse l'hanno rubato. Questo sarà l'ultimo video che abbiamo fatto con te. Addio. Oh, ci mancherai. Iniziamo a togliere la cuccia da casa. Tanto non abbiamo più un cagnolino. E anche la ciotola. Adesso svuoto l'acqua. Non ci sarà più nessuna traccia del nostro cagnolino. L'abbiamo perso per sempre. Ora apriamo questo scatolone che è pieno di ricordi del nostro cagnolino. E piangerete appena apriremo questo scatolone. Vinci! E adesso chi indosserà questo cappellino estivo? Ci mancherà tantissimo. Questo è un cappellino che si indossa sulla spiaggia. E adesso non lo potrà indossare più perché è fuggito via. E questo era il suo pigiamino. Adesso è fuggito via, non lo potrà indossare più. E questo è la cosa più speciale. È un cappellino con la scritta Hop. Il suo nome. Sì, e adesso chi indosserà questo piccolo cappellino? E chi indosserà questo giubbotto in inverno? Questo cappotto copriva il nostro cagnolino dal freddo. Non passeremo mai un inverno con il nostro cagnolino perché è scappato via e non lo troveremo mai. E chi indosserà le scarpettine? Che carino! Pensa al nostro cagnolino che passeggiava per strada con le scarpette. Che carino! E questo è uno spazzolino. Sì, con questo spazzolino si lavava i dentini. E chi indosserà questa magliettina carina? Guarda com'è carina. L'abbiamo perso per sé. Cosa? Ma il nostro cagnolino. Mi stai prendendo in giro. Eccolo. Oh, non ci credevo. Vinci, ha sentito l'odore di casa nostra ed è venuto qui da solo. Oh mio Dio, meno male. Ci vuole proprio bene. E adesso che sei qui, ti puoi lavare i dentini. E puoi anche indossare il tuo giubbotto invernale. Puoi indossare le scarpettine e puoi indossare il tuo cappellino preferito. Che bello che sei. Potrai dormire di nuovo con il tuo pigiamino. E noi ci vediamo domani. A domani.